Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di SteamWorld Dig. Mister Trivella lo chiamerò da adesso, e perché lo vedrete subito. Gioco che ha avuto molti riscontri positivi. Devo dire che piace a tutti, piace a mio fratello, piace alla mia ragazza, piace a tutti sto gioco. Vabbè, come potete vedere io ho 1 ora e 35 di gioco alle spalle, ci ho giocato ieri sera e sono andato un po' avanti. Abbiamo fatto crescere un po' la città, il paese di Tumbletown e vi faccio vedere come. C'è un nuovo negozio qui, come non detto, è qui, che vende delle cose, beef, vende delle cose un po' diverse rispetto a Cranky. Allora, a parte sono arrivato a sbloccare il piccone di tungsteno, anche se non ho ancora i soldi per comprarlo, ma c'è la trivella, ragazzi, guardate qui. È fantastica. C'è la trivella. Guardate come trivella. E è bellissima. Potete usare o la trivella o il piccone con RB. E poi ho comprato, vedete giù a destra, le mine, cioè le dinamiti, le scale e un teleporter che posso usare a mio piacere. Allora, adesso ho 153 monete. Vediamo un po' se posso comprare qualcosa. Vedete, si compra con il teletrasporto, si compra con queste sfere, questi globi, che pensavo fosse carbone, invece lui li chiama globi. Ho il pieno di dinamite, sacca più grande l'ho comprata, l'armatura a piastre. Ok, compriamo l'armatura e abbiamo una barretta in più di energia perché andando giù è bella tosta. Lampada non l'ho ancora usata, quindi per adesso non mi è servita, quindi non la compro. Qui non possiamo comprare nulla e possiamo scendere al secondo mondo. Perché ho finito la prima mina e sono al secondo mondo adesso, che si trova qui e si chiama Underworld, qualcosa del genere. Ci sono zombie, ci sono mostri strani, roba assurda. Ah, la trivella, attenzione, va con l'acqua, quindi a vapore. Quindi se si scarica, ecco perché poi è possibile anche andare di piccone, perché se si scarica la trivella potete andare con il vapore. Io devo trovare, vediamo un attimo se questa tizia mi dà la mappa. No. Ok, devo trovare la seconda o terza mina, non ricordo perché ci ho giocato veramente parecchio e più ci giochi più diventa bello sto gioco. Bello, 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 mi piace. Allora, scendiamo. No, sto chiacchierando un po' troppo. Scendiamo giù e vediamo un pochettino cosa troviamo. Non qui, lì c'è un mostro che tira roba. E quindi noi lo evitiamo e continuiamo a scendere giù. Qui c'è del materiale. A sto punto no, non ce lo facciamo perché lì c'è lo zombie e non voglio andarlo a risvegliare. Qui ci sono dei funghi che ci fanno rimbalzare, si possono anche eliminare. Vedete, nella minimappa a destra, in alto, sono sceso parecchio, 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 parecchio. Quindi forse il teletrasporto dovrei cominciarlo a metterlo qui giù. Scendiamo, lì c'è della pioggia acida. E vediamo un pochettino. Qui c'era una mina che credo di aver già fatto. No, questa mina non l'avevo ancora fatta, quindi la possiamo andare a fare. Allora, questi tizi, se noi li picchiamo mentre dormono, muoiono. Muoiono subito, all'istante. Invece questi blocchi qui possono essere rotti solo da parte della crepa, quindi solo da sopra in questo caso. Ok, qui ci sono dei funghi che rompono. Ok. Ok, questo è tutto. Che cazzo è? Vabbè, questo è tutto così. Cerchiamo di non andarci a uccidere. Ok, saliamo qui sopra, vediamo cosa c'è. Qui c'è della roba, ma non so se riesco a romperla. Ecco, qui area segreta, grande. Vediamo cosa ci esce. Della zoisite. Minchia, 100 dollari, solo uno. Ottimo. Il nostro bel segretino ce lo siamo fatti. Facciamo così. No. Ok, saltiamo da qui, altrimenti non ce la facciamo. Vediamo un po'. Ah, qui abbiamo dei globi che dobbiamo cercare di prendere perché sono importantissimi e servono per comprare le cose più potenti, più costose. Oh, che palle. Allora, andiamo qui, saltiamo su. A destra non c'è nulla, quindi direi di andare a sinistra, se ci riusciamo. Ok. Rompiamo da qui e torniamo di nuovo fuori. Ok, direi di proseguire verso il basso. Vediamo un pochettino dove ero arrivato. Ok, io mi ero fermato qui.
Lì c'è della TNT, quindi facciamo subito questo lavoro. Guardate quanto è bella questa trivella. A TNT bisogna toccarla con la trivella, dopodiché scoppia. Se ci si va su, invece, non scoppia da sola, scoppia solo se ci rimanete sopra. Quindi dovete dare un aiuto, un colpetto, diventa rossa e poi scoppia. Abbiamo dell'ossidiana, ottimo. Mettiamo il piccone così non sprechiamo... Oh, cazzarola. Vabbè, torniamo con la cosa. Qui, vabbè, non ho fatto il giro che volevo fare, ma fa niente. Allora, lì c'è una pozza di veleno perché è verde. E qui c'è qualcosa qui sotto, ma anche qui. Quindi io direi di farci prima questi. Ossidiana. Rompiamo questo blocco. Vediamo giù che cosa c'è. E c'è la cava, seconda cava. Quindi io la prima cava già me l'ero fatta, però voglio vedere cosa c'è lì. Se c'è qualcosa... Aiuto! Se c'è qualcosa di interessante, ma non sembra. Ok, sembra solo una lampada. Quindi andiamo qui e facciamoci la seconda cava dell'Underworld, Oddworld, o come cacchio si chiama. Qua i pericoli cominciano a diventare sicuramente più. Allora, questa si rompe. Vediamo prima di qua cosa c'è. Di qua non si rompe, quindi di là usciamo. Vediamo se riusciamo a saltare qui e fare qualcosa. C'è della TNT, c'è un tizio. Ok, è tosta qui. Rompiamo e scendiamo giù. Lì c'è sempre la roba. Io devo andare qui perché devo vedere sempre se c'è qualcosa di utile. Oh no, cazzarola, cazzarola, cazzarola. Non ci avevo fatto caso che questi si rompevano. Brutto questo pezzo. Quindi io dovrei riuscire a fare... Vabbè, a culo, dai. Goccia. Aspettiamo che riesce. E via, via, via. Non so come, ma ce l'ho fatta. Ok. Qui c'è il tizio che sbraita con la dinamite. Sperando che esploda da solo. Ok. Ha tirato fuori la dinamite, ma niente, quindi... cazzarola, però. No, no. No, che sto facendo un bordello con i tasti. Ok. Che pippa. Ok, saltiamo qua. Lì c'è... qua dobbiamo far scoppiare, ragazzi. Perché qui c'è qualcosa. Ed è proprio... Sono dei globi. Facciamo esplodere tutto. E prendiamoci i globi. Bene, 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 bene. Qui perché si rompe? A che pro? Nessuno. Ok. Saliamo su e continuiamo. Allora, qui abbiamo lo stesso discorso di prima, solo che non so se la dinamite... Allora, fermi tutti, vediamo un po'. Da lì. Non so qui se effettivamente... Forse conviene lanciare... Ok, se io metto una scala qui... Perché non me la fa mettere? Non posso usare scale. Non so se lanciando una dinamite scende giù, secondo me sì. Sì, ok, perfetto. Come ho detto, come sprecare una dinamite. Non so come ci si possa arrivare lì sopra. Devo essere molto sincero. Non lo so, comunque a me servirebbe un cuoricino. Perché sto veramente messo male. Saliamo su. Qui c'è il tizio di prima. Facciamogli lanciare la dinamite se riusciamo. No, non ci si riesce. Facciamo così e vai a cagare. Ok, ucciditi da solo, bravissimo. C'è della luce qui, quindi ce la facciamo. Ok, vediamo qui allora come fare ad andare avanti. Qui c'è il fungo. Ah, ok, quindi sono praticamente dove... ok, vediamo se riusciamo col piccone senza sprecare nulla. Ok. E qui rompiamo. Ok, perfetto. Quindi siamo ritornati al punto di partenza. Qua io non ho la più pallina. No, vabbè. Lanciare proprio cose così, inutile. Non so qui come si può rompere, sinceramente. Perché da sopra non sembra essere possibile. Vabbè, sti gran cazzi. Adesso dobbiamo pensare a non morire qui. Bravo. Complimenti. Qui c'è della dinamite che se rompo non so cosa... Che vantaggio mi può portare. Ah, che esplode sopra e fa fuori il tizio. Bene, benissimo. Continuiamo, continuiamo di qua. Che bello questa... Cos'è qua? Ok, facciamo esplodere lì. Wow, game and go. Qui ci sono dei tizi. Vabbè.
Qui sotto c'è della zoisite, l'azzurrite, quindi tutta roba buona. Saltiamo qui. No, non si riesce a saltare lì. Vediamo se riesco a farlo saltando prima. Ok, prendendo il rimbalzo. Rompiamo. Ecco qua. E lì sopra c'è la chiamiamola la Tech per rimanere in ambito Starbound. C'è il potenziamento comunque. Quindi andiamo qui e vediamo un po'. Ok, allora. Con calma, perché qua rompendo uno scende un altro. Quindi. Oh, allora, se rompo questo. Magari con. E vai a cagare. Ecco. Posso andare qui. Se rompo questo qui, quello scende. Quindi io direi di rompere quest'altro. E se rompo quest'altro, però c'ho il tizio che mi viene addosso. Ecco. Così proprio. Come previsto. Vabbè, alla fine l'importante è che siamo riusciti ad arrivare qui. Vediamo cosa mi dà. Colpo a vapore. Ehi, guardate la mia mano cosa cacchio è diventata. Boom, boom. Te lascio premuto. Mega colpo. Perfetto. Con questo forse si rompono dei blocchi più grossi o comunque si può combattere in maniera più. Ah, vedete, blocchi comunque a distanza si possono rompere grazie a questo colpo a vapore. Ottimo. No! Gesù! Pensavo di essere morto. Ok, direi che è il caso di ritornare su. E visto che sto qui, io metterei. Sì, piazzerei proprio un bel teletrasporto qua. Così torniamo su e ci abbiamo ovunque, possiamo ritornare in maniera molto più veloce la parte giù. Quindi, seconda cava dell'Underworld. Abbiamo anche passato il livello, armatura pesante, un'altra cosa che non sono riuscito a leggere perché stavo parlando. Allora, innanzitutto andiamo da sto tizio e compriamoci subito la mega trivella. Allora, piccone in tungsteno, trivella regina. Ah, non posso, non ce l'ho la trivella nuova. Però c'ho il piccone nuovo in tungsteno. Ho 639 soldi. E direi assolutamente il piccone e la sacca, che sono le cose principali. Poi c'è l'armatura pesante che è bloccata. Perché è bloccata? Un pelo oltre il tuo livello. Ok, quindi pelo oltre il tuo livello. Ah, anche il serbatoio enorme sarebbe comodo, però. 300 dollari. Vediamo un po' questo se vende qualcosa di buono. Innanzitutto ci riprendiamo il teletrasporto. Riforniamo la dinamite. Piccone ce l'ho. Sacca più grande ce l'ho. Armatura robusta. Posso farmi un'armatura migliore. Sto usando un po' tutto quello che ho. Però ragazzi, se no non si va avanti. Anche perché giù è veramente molto molto difficile. Salute ce l'ho al massimo. Teletrasporto l'ho comprato. Direi che basta qui. Insomma, abbiamo visto i nuovi aggeggi, cioè la trivella. Stupenda. E il pugno d'acciaio qua, come si chiama? Boom! Bellissimo. Quindi niente, al prossimo video. Ciao!